Sono architetto, ho studiato architettura a Beirut perché sono libanese, nata a Beirut e poi ho avuto questo sogno di studiare fuori, specialmente fare un master in architettura qui in Italia. C'ero questa passione grandissima per la montagna. Abbiamo fondato un progetto con altri ragazzi libanesi che si chiama Team Lebanon, dove volevamo fare essere il primo gruppo libanese a scalare le 7 cimi del mondo, anche chiedere la gente a aiutare la Croce Rossa libanese. Il progetto ha iniziato in 2012 e dopodiché ho scalato 4 montagne da queste 7 cime e mi sono trovata un po' come la prima donna che sta facendo questa cosa in Libano. Allora adesso mi sono messa un progetto insieme che si chiama Mount Turtle, che per fare queste 7 cime e di più andare nel North Pole e il South Pole, ma questa volta con altre donne libanese. Comincio con il Mont Blanc, che sta qui nei Alpi, agosto, con una donna libanese attivista che ama la montagna e che si chiama Zena Abdu. Andiamo per Ahmad Ablam in Nepal, che è circa un 7000. Dopodiché ritorno in Argentina, a Mendoza, per scalare con una bellissima donna libanese argentina che si chiama Guillermina Elias. A gennaio si fa Aconcagua in Argentina e si ritorna a Nepal per conquerire l'Everest. La montagna non è un sport molto vissuto, diciamo, in Libano. Adesso che sta prendendo più, anche tramite questo progetto che abbiamo creato, abbiamo promosso un po' di più la montagna, ma sicuramente un progetto del genere dove la donna si fa vedere scalando alte montagne, non è solo la montagna può essere qualsiasi cosa, no? Che puoi fare, non sei limitata con la tua società o la famiglia. Noi siamo mediterranee, no? Io definisco così la nostra cultura, è un mix da tante, dei arabi, dei francesi, dai fenici, no? Se andiamo nella storia antica. E siamo stati sempre queste persone che si progettano verso fuori, viaggiano, commercianti, che amano a comunicare. E sicuramente questa situazione ha dato alla donna un po' più di apertura, ma anche abbiamo questo carattere arabo bellissimo, che è anche un'altra cultura come si vede la donna. Il mio motto è Yes, she can.